Allora, intanto si prende bene le misure e si comincia a segnare, indossare, da tagliare la stanga. Metti il nastro di modo che non si sciupi, sega. È successo. Questo non ci serve, qui ci si farà un cannone bonghetto, non so che ci si fa. E questa, ora si toglie anche questo, che non ci serve. Questa sarà la vetta. Qui ci sono portapenne. Portapenne. Allora? Si prende la circonferenza. Che sono 15 e mezzo. 15 si fa, si divide in 3. Si riposiziona. E si va a segnare, praticamente si divide in 3 la stanga. E poi si colorano, poi più avanti capirete perché si fa questa operazione. Si colorano di 3 colori diversi. Così anche quando la si è spaccata e si è fatto tutte le varie strippe, si sa sempre a quale parte della stanga appartengono, perché poi vanno sfalsati. Ecco fatto. A sto punto si va a spaccare la stanga.
si vende uno strumentino delicato. E si comincia a spaccarla da una parte. Bisogna stare attenti che non si rompa da altre parti, perché noi se ne ha da fare tre uguali. E una parte si è spaccata, anche bella dritta. E assistente alle riprese, passami il martello. Quindi ci sta il primo terzo, che è quella gialla, perfetta, pulitissima. E qui ci sa le altre. Allora, a sto punto si rispacca. Io le segno per il semplice motivo che si possano spaccare anche a dritto, ma quando si fanno le monopezzo praticamente si deve spaccare un bel pezzo. E se la cominciano, cioè comincia a girarsi, si fa sciupo. E allora io che fo? Le intacco nel mezzo. Questo è sempre per evitare di fare spreco. Ora si va a togliere, a fare posto, a spianare
questa parte qui. Si può fare anche a mano. Piana, senza esagerare. Ora bisogna spianare il dentino che c'è qui, che è quello dove della foglia. Questo bisogna farlo a mano, perché qui bisogna essere precisi, siamo dalla parte, deve rimanere al pulito. Fin quando non è... quando non si è spianato. Si procede. A questo punto bisogna riscaldare tutti i nodi per andare a schiacciarli. Quando è bello caldo si vanno a schiacciare. Nel frattempo se ne mette un altro. A sto punto c'è da andare a raddrizzare sempre la pistola ferma. Allora, dopo aver schiacciato nodi, raddrizzato, c'è da andare a cominciare a fare il triangolo. Si può fare qui sulle due preliminari. Prima con questa, che praticamente è tipo a 90 gradi, si va a trovare il primo angolo con la piada. Trovato quello, si va qua e si fa i 60 gradi. Ma siccome è quasi primavera e noi sa da andare a pescare, velocizziamo la situazione e accendiamo la macchinetta infernale. Ma si fa un po' il rumore, Questo ci velocizza le operazioni di dimorto, vedi, già con una passata già si vede il triangolo. Allora, a sto punto sa da sfalsare i nodi. Io dopo la sfalsatura li sfalso a due a due. E praticamente faccio scorrere questo. Poi quest'altra, due a due. Qui e questo qui, così questi due sono in linea, si mette il solito nastro in questo modo, i nodi sono tutti sfalsati. Metti il nastro anche di qua, questo qui va tagliato.
questa è la vetta. E si taglia, si pareggia. La vetta. A sto punto si va a ricolorare le nostre strippe a due, sempre quelle di fronte, così siamo sicuri in qualsiasi momento di riposizionarle nel giusto modo, che questa non deve andare così, la sequenza è questa. A questo punto si lega, prima di metterla in forno per la tempra, così rimangano dritti. Si leva lo scotch perché con il forno non va d'accordo. Si lega anche nell'altro senso per togliere le tensioni. Che è successo? Vedi? Si lega.